Quando ci si mette a scrivere, lo si fa per i più disparati motivi. In Italia gli scrittori sono tanti, tantissimi. Molti lo fanno nell'utopica speranza di sfondare nell'editoria, ma i soldi e la fama, anche con migliaia di copie vendute, stanno da un'altra parte. E poi c'è chi, come Carmelo Cossa, scrive per trovare la forza di andare avanti. Un anno fa la terribile scoperta. Due aneurismi nel cervello, due bombe a orologeria che non si sa quando esploderanno, ma un'infinita voglia di vivere e di combattere. E mentre il ricovero si fa più vicino, il mondo continua a girare. L'azienda deve far fronte alla crisi, le banche e i creditori si avvicinano, minacciosi come avvoltoi che hanno individuato la preda. Nonostante questo, nonostante le tante difficoltà, da Carmelo Cossa emerge un grido di speranza: non aver paura. Ora, quell'esperienza è diventata un libro edito dalla casa editrice Parallelo 45 e nella suggestiva cornice del Castello della Rovere di Vinovo, la prima presentazione davanti a un pubblico attento e interessato. Ho scelto di scrivere Non aver paura innanzitutto perché io paura ne ho avuta tanta. Poi, passata la paura, ho cercato di dire a tutti di non averne paura, perché con la paura non si va da nessuna parte. E grazie a quel reparto di neurochirurgia se io sono stato in grado di scrivere questo libro in cui ho voluto raccontare ciò che ho vissuto e raccontarmi anche, perché ho visto la parte bella della sanità, quella pulita. Una sfida, quella di Cossa, vinta sia in ospedale che in libreria. Uscito il 16 settembre, Non aver paura corre nelle classifiche di vendita piemontesi italiane e ottiene importanti traguardi anche per la solidarietà. Parte del ricavato della vendita del romanzo sarà infatti devoluta all'associazione novarese Amici della Neurochirurgia Enrico Geuna. Io ho vissuto praticamente un mese sull'orlo di un baratro, di un precipizio, e grazie a quell'associazione, grazie a quel reparto, i medici di quel reparto, il primario, mi ha afferrato e ha rimesso i miei piedi sulla terraferma. E mi ha curato, mi ha accudito e mi ha guarito. Per noi Carmelo Cossa è bentornato, in quanto abbiamo già presentato con successo due romanzi. E questo, Non aver paura, è nuovo, è appena uscito, non l'abbiamo ancora letto, ma da una prima occhiata sembra che abbia maturato il suo modo di scrivere e la sua penna. Per cui i nostri lettori conoscono Carmelo Cossa.